You know what they call trees in a forest fire? Fuel. You know what they call the trees left up when the fire goes by? They call them the standing dead. Mom, is Dad okay? Of course he is. His pride got hurt. That happens sometimes. You don't have to worry about anything, Joe. There comes a time when a man needs something more to hang his hat on. I got this homicide in my head. I need to do something about it. You understand? I think your father has a woman out here. He wouldn't do that. No? Why do you think men do things? They either go crazy or it's a woman. I don't think that's true. People are drawn to things they shouldn't be. I used to dress like this all the time when I was younger. You know, it's probably nice to know your parents were once not your parents. Did your mother do something that you wouldn't like to have to tell me about? I feel like I need to wake up. What's going to happen to us? Restate ancora un pochino con me perché in questo video vi svelo alcuni film internazionali che in realtà sono stati ispirati da pellicole italiane, come ad esempio il film Piume di struzzo con Robin Williams, Nathan Lane e Gene Hackman, diretto da Mike Nichols del 96. È il rifacimento di De Il Vizietto con Ugo Tognazzi e Michel Serrault, diretto da Edouard Molinaro nel 78 e tratto dall'omonimo spettacolo Un Travesti. È la storia della vita di una coppia di omosessuali che viene messa sottosopra dal matrimonio del figlio di uno dei due. Molto divertenti entrambe le versioni. Poi c'è Scent of a Woman, distribuito in Italia con lo stesso titolo del film da cui è tratto, che è Profumo di donna, del 74. La versione americana del 92, diretta da Martin Brest, e vede protagonisti Al Pacino, un grandissimo Al Pacino, Chris O'Donnell e Philip Seymour Hoffman. La versione italiana del 74 di Dino Risi, con un grandissimo Vittorio Gassman e Agostina Belli. Anche The Last Kiss del 2006 con Zach Braff, nella parte che nell'originale di Gabriele Muccino del 2001 era di Stefano Accorsi, molto meglio la versione italiana di questo film. E infine Crackers e Welcome to Collingwood, il primo è dell'80, no, con Donald Sutherland e Sean Penn, diretto da Louis Malle, e il secondo è dei fratelli Russo e vede protagonisti George Clooney e William H. Macy ed è stato girato nel 2002. Entrambi sono remake dei I Soliti Ignoti di Mario Monicelli con qui Vittorio Gassman, incredibile, Totò, Marcello Mastroianni, Mimmo Carotenuto e Claudia Cardinale. Entrambe le versioni americane sono divertenti, niente da dire, ma il capolavoro italiano del 58 resta assolutamente inarrivabile. E per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche se non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video.